Questa è la campana che suona così a lungo, due volte al giorno. Questi sono i monti di Celle. Queste sono le case di Celle. Questo è il pino di Celle. E questo è il balcone della casa della signora Jeanette, che adesso non si vede in giro. Questa è la persiana di una finestra. Questo è il mio bagno con le maioliche. Questo è un pezzo di muro della casa. Questa è la porta finestra del balcone della mia stanza. E questa è la tendina della mia stanza con il lavoro che stavo facendo, con la compagnia delle campane che suonano sempre. Ci giriamo verso la campagna, aspettiamo che finiscano. Eccoci qua, e praticamente di Celle abbiamo visto tutto, una bella panoramica, e qua potrebbe sembrare addirittura Napoli, se quel cielo fosse mare. Una cosa mi sono dimenticata, Monte Glorioso, ecco il gloriosissimo monte, con questo paesetto in alto, in alto, in alto. E non c'è niente da vedere se non una bellissima natura e persone che ti guardano, che guardano tutti i forestieri quando passano per le strade, anche un po' di nascosto, con un po' di paura. Salutano, tanti salutano, anche a Celle salutano tutti. È bello essere salutati. È come uno scambiarsi il segno della pace. Ma la pace a Celle, come nelle altre parti del mondo, è difficile da raggiungere. Forse questo vogliono dire le campane. Questa è la cucina della signora Jeanette, è la cucina della pensione dove mi ospita. Quello è il tavolo dove la mattina mi offre il caffè. Quella porta dà nel giardino. Questi sono i fornelli dove cucina e fa cucinare chi viene in vacanza da lei. Questo è il calendario. Questo è un calderone che è servito chissà quando per chissà cosa. Questo è il fornetto a microonde che gli ha regalato il figlio. E questo è il camino dove quest'inverno mi serviva il caffè vicino al fuoco. La livella è quello strumento che usano i muratori. E perché là non si può sbagliare, è tutto livellato. E allora questo è un piccolo esempio che si fa con questa cosa del Marchese. Incominciamo. Allora, ogni anno, il 2 novembre, c'è un'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno ha da fare questa creanza, ognuno ha da tenere questo pensiero. Io ogni anno ci vado. Ecco l'adorno
l'ocolo mormorio di zia Vicenza. Quest'anno mi è capitato un brutto affare. Si avvicinava l'ora della chiusura. Il tommo tommo stava per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Un stemma che corona coppa a tutte, una croce fatta tutte le lampadine, una lista a lutto, 6 mazze rose, cannile e cannelotte e 6 romini. Proprio azzeccata la tomba e sto signore, c'era un'altra tomba abbandonata, senza manco un fiore, la coppa a croce, appena si leggeva, Esposito Gennaro, né Turbino. Perché pena mi faceva, sto morto senza manco un romino. In capo a me pensai, chi ha avuto tanto e che niente. Sto povero Madonna si aspettava che pure la tua mondo era pezzente. Mentre fantasticavo sto pensiero, si era fatta già quasi mezzanotte. Io rimasi chiuso, prigioniere, molti paura, innanzi ai candelotti. Tutto ad un tratto, ti vedo un'ombra avvicinarsi a parte mia. Stavo dormendo, sono uscitato, o è fantasia? Altri che fantasia! Che lo marchese! Cutubo a caramella e cupastrano. E chi l'ha presa esso, brutto arnese, tutto fedente con una scupa a mano, ma chi l'ha certamente Don Gennaro, un morto poverino, lo scupatore. Potevano stare da me quasi un palmo, quando ti vedo che un marchese si ferma il botto. E ti getta a Don Gennaro, giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con qual ardire e come avete usato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va si rispettata, ma voi perdeste il segno e la misura. La vostra salma andava serumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oggi sopportando un vostro, la vostra vicinanza puzzolente, farò così che vi cercate un vostro tra i vostri pari, tra i vostri agenti. Signor Marchese, non è colpa mia, mia moglie è stata affatta a fesseria. Se fosse vivo mi faria contente pigliasse la casciolella in questo momento e me ne trasesse indannata forse. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccellenza? Se non fosse stato un titolato avrei già dato via la violenza. Oh, Marche, fammi vedere sta violenza, perché se mi scordo che sono morto, sono ammazzato. Ma tu che ti credi di essere, non Dio? Morto se tu, e morto se pure io. Ognuno comandato è tale quale. Lurido porco, come ti permette paragonarti a me che ebbe Natale, illustre e nobilissime e perfette, da fare invidia a principe reale. Ma tu quale Natale, Pasqua e Befania, tu stai parlando ancora di fantasia. La morte sa chi è la rivella. Un re, un magistrato, un grand'uomo, trasendo sto cancello, ha fatto un conto che ha perso tutto, a vita e pure un uomo. Tu non devi fare ancora questo conto, perciò, Marchè, non vuoi stivo. Sopportami vicino, chi ti è morto, se pagliacciati fanno solo i vivi, noi siamo sani a parte della morte. Brava signora Gianetta, bravissima, come si è sentita? Bene, bene, soddisfatta. Era emozionata un po'? No, non troppo emozionata perché, la parola dico sempre, no? Era più emozionata quella sera col vescovo. Non certo. No, ma con voi no, perché ero contenta perché questa è una cosa che veramente è vera, questa è una realtà. È vero? Ancora si dice, io poi devo fare, poi i preti lo fanno, i funerali differenti da quegli altri, se c'è qualcuno povero lo fanno più così, ma questa è, ormai c'è la fissazione che non è vero che si sta morti.
Anche la verità è quella. Giannetta, allora è fatto. Me lo dice adesso quel verso che mi ha detto prima della regina Elisabetta? Cioè, Sì. Allora io nella vita ho sempre desiderato, perché in francese mi chiamano Jeannette. E allora in Italia e al suo paese dicono Giannetta. Quante volte penso Giannetta? Somiglia la parola Elisabetta. E vorrei essere la regina Elisabetta, ma purtroppo su Giannetta. Bene, complimenti.